anche sulla base dell'idea che la qualità della classe dirigente era fondamentale. Quando mi capitò di fare un governo, io non mi posi il problema di portare un gruppo di amici, diciamo, come se fosse un weekend. Mi posi il problema che ci fossero dentro personalità come Dini, come Amato, come Ciampi. E difficilmente potevo presentarmi al Consiglio dei Ministri con un fascicolo vuoto, perché mi avrebbero giustamente crocifisso. Ogni Consiglio dei Ministri era un esame di Stato, perché avevo di fronte delle grandi personalità. Come giusto che sia, il Consiglio dei Ministri deve essere una riunione di grandi personalità, o no? O dovrebbe essere, diciamo, in teoria, diciamo, ecco. Senza, considerando le qualità delle persone, diciamo. Ce n'erano anche di più giovani, naturalmente, anche di molto più giovani, come Enrico Letta, eccetera. Ma insomma, poi alla fine il problema non era... C'erano anche molte donne. Fu il primo governo dove c'erano quasi il 50% dei ministri, erano donne. Insomma, però il criterio non fu... fu quello di dire costruiamo un governo di personalità forti.